Nel main event di questo episodio avremo un match che aspettiamo da tantissimo tempo. Finalmente Swan affronta Vittorio Bruni, Stato Maggiore, in un match regolare uno contro uno. E allora Summer System inizia col botto! Amici amanti del sistema SIW, io sono Jeep e sono il commentatore! E io sono il vostro Furia Gialla! Ed eccoci qui, Furia, una partenza col botto, o meglio, una partenza con la birra! A questa birra! È proprio il Beer Club, Pegaso e Antonio! Oggi in match... tutto da gustare, mi verrebbe da dire, un match di coppia dove entrambi i team vogliono dimostrare di poter scalare sino alla vetta, vogliono dimostrare di poter essere protagonisti. Oggi uno dei team uscirà festeggiando e uno dei team uscirà deluso. Un match davvero difficile da pronosticare, Gibbo. Sì, Furia, match fondamentale per le dinamiche interne della categoria di coppia. Pegaso e Antonio se la vedono con Liam Massett e Cairo, i GN1, parte integrante della High Society, artefici della vittoria di Alex Flash, che è in finale dello Sword Tournament. Quest'oggi cercano di risalire la vetta qui in SIW. È il primo gradino che hanno davanti. Ha un nome, o meglio ne ha due, quello di Pegaso, quello di Antonio. Eh sì, intanto possiamo notare una cosa: chi è stato il primo dei due membri di GN1 a entrare è Liam Massett, che rispetto al passato, anche recente, quando di fatto si trovava in team con Alex Flash ed era lui l'allievo, oggi sempre sotto l'attenta guida di Alex Flash, del coach, è Liam Massett che si è autoinsignito della responsabilità di portare il GN1 in alto. Oggi però il compito è tutto fuorché semplice. Pubblico non apprezza Liam e Cairo, un team che aveva trionfato a Just Fight e poi però è capitolato contro i Moss. Tanto qui il pubblico esplode per il Beer Club. Dicevo, GN1 hanno già perso un'occasione ai titoli di coppia, ai danni e Most Wanted, e quest'oggi hanno bisogno della vittoria, no? Del resto però la stessa cosa si potrebbe dire per il Beer Club, Furia. Assolutamente, il Beer Club non può più stare a guardare. Per dimostrare di poter stare in cima devono iniziare a racimolare vittorie, e oggi contro il GN1 l'occasione è davvero d'oro. Abbiamo già i GN1 che dimostrano quelli che sono gli allenamenti specifici da parte del coach Alex Flash: dividere il ring a metà, cambi veloci, ma Antonio fa vedere a entrambi gli avversari che vuole vendere cara la sua pelle questa sera a Tuesday Night System. Eccoci qui, Antonio riesce a ribaltare la situazione, poi porta a terra con una spallata lì a Massett di colpire Cairo, ma si distrae sì. E dalle spalle a Liam, che rapidissimo se ne approfitta, scuola Alex Flash. Poi però Antonio prende per il collo con una headlock, sì, una presa a cravatta, e subito Liam Massett riesce a liberarsi, solo che va a finire non nella sua casa. Cambiamo veloce di Pegasus, 1-2, il terzo bacio contro il cuscino del ring, sbatte da una parte e dall'altra, e poi lo fiacca con dei
calci sono una birra. Ed eccoci qui. Molto bravo, molto bravo Pegasus a non dare respiro ad un wrestler dinamico come Liam Massett. È una tattica che può pagare ed effettivamente per ora tutto sta ridendo alla superstar mascherata. Pegasus che negli ultimi settimane ha allenato Antonio, aveva il memento kick ma non... Eh già, poteva essere un momento cardine nel match. Ci si prepara al volo e va in pieno. Qua insomma anche l'arbitro si trova in una situazione difficile, perché sì, è vero, Pegasus è uscito dal ring per volare contro Cairo, però poi è finito vittima di Liam Massett, che era l'uomo legale. Adesso qui Pegasus Vision Suplex è 1 e 2, soltanto 2. Liam ha modo di amministrare la situazione, lo fa raggiungendo l'angolo GN1, cambio a Cairo, poi va a sua volta a colpire Pegasus. Molto bravi i GN1 a tenere l'avversario nel proprio angolo e a effettuare cambi veloci. Ricordiamo, una volta effettuato il cambio, 5 sono i secondi a disposizione per ogni team per fare, diciamo, del match un'azione 2 contro 1. I GN1 sono bravissimi in questi frangenti. E ancora una volta, avversario chiuso alle corde, e Liam Massett e Cairo fanno quello che gli pare di Pegasus, che è già in grande, grande difficoltà. Si sfruttano ogni possibile pertugio per riuscire ad aggirare il regolamento. Effettivamente c'è da dire che tutto per ora volge a favore dei GN1. Antonio, spettatore non pagante in questa fase cruciale del match, cruciale come anche il match principale di questa sera. Assolutamente sì, pure a Tuesday Night System si chiuderà con il botto. Eh sì, Swan contro Bruni, un match che insomma abbiamo già assistito a molti capitoli di questa storia, però si deve arrivare a un dunque tra l'ex campione italiano di wrestling e la ragazza Cigno, oggi forse la parola fine di questa lunga saga. Mentre i GN1 fanno ciò che vogliono, tirano fuori una pagina dal libro dei Demolition con questa Decapitation Elbow, ma non basta per piegare la resistenza del mascherato Pegasus. Eh sì, i GN1 hanno sfruttato sapientemente la distrazione dell'arbitro, ma nemmeno questo è bastato. Però il match è sempre più piegato dal lato dell'High Society, Furia. Sì, devo dire che se è vero che i GN1 mostrano grosso controllo, anche la resistenza di Pegasus va veramente... E con Antonio però, sì, giù, Cairo da una parte, anche Liam, Cairo tenta di nuovo, Antonio ha preso Cairo, riesce a raggiungere Liam, no, respinto, attenzione, entrambi GN1 dentro, ma Antonio, là! Bravissimo, il giovane Antonio, è 1 e 2, sono tanto 2 qui in Furia. Però che impeto, che resistenza da parte di Pegasus, che riesce finalmente a dare il cambio così cercato, è fondamentale per Pegasus dare il cambio, e Antonio si dimostra presente, si dimostra pronto a portare il match dalla parte del Beer Club. Cosa vuole fare? Parla di birra? Sì, ma è astemio Cairo. Antonio non ha mai bevuto una birra in vita sua. Sei qui dentro anche Pegasus. Credo che anche Liam peraltro, sai, 2 birre. Questo il Beer Club, l'arbitro nega i GN1 in un lago di birra. Tuesday Night System, e anche questo. Oh mamma, io l'avevo detto che era una stemmi. Più che una doppia caduta, è quasi un prodromo di coma etilico per questi due giovani inglesi. Tentano la mossa combinata.
una super senton un backsplash. Occasione d'oro. È uno, è due. Pegaso si era anche frapposto davanti al suo compagno per proteggere lo schienamento, ma non è bastato di fronte all'impeto della GN1. Adesso l'azione è quanto mai concitata. Cambio dentro Liam. Pegaso in questo momento è fuori gioco. La Starboy Excellence, la mano migliore dei GN1. E uno, e due, e tre. GN1 vincono il match nonostante la birra, nonostante la ottima prestazione di Antonio e Pegaso. È chiaro che soprattutto Antonio è migliorato grazie agli allenamenti che abbiamo visto, ma GN1 quest'oggi, attenzione, una sedia, vogliono punire ancora una volta Antonio, come con Steve, come con Steve Valentino. No, no. Ma questa è una situazione, ma eccolo il capitano. A vuoto, preso in pieno Steve, una irrompe, stavo per dire una furia, mi sono fermato, valanga, è proprio giusto, il capitano, la vendetta, Cairo salva Liam per un pelo, chiama al microfono il capitano, I am ready, boys. See, I'm gonna hit you guys so hard, I'm gonna literally slap the taste of Alex's ball sack out of your mouth. Sta lanciando una sfida. A colossal? What colossal? What colossal? It's gonna be Steve Valentino versus Valentino. Versus both of you. Grande notizia! Handicap match in vista di Colossal! Il capitano all'arrembaggio della GN1! Summer System continua! Maglie, quando sei grande tuo babbo te le compra. Guarda lì, questo è bello, questa è bella, ti piace? Queste brutte, eh? Questa è bella, guarda, bella, bravino, cucci 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 cucci. Non vieni in colloquio, Bongio? Peccato, perché era l'unica possibilità di vedere la bambina da vicino. Andiamo su, va. Questo Furia è un match che aspettiamo da tanto, tanto tempo. Finalmente un confronto a Swan e Vittorio Bruni senza braccia legate dietro la schiena, già. Senza sì e senza ma. Finalmente è l'occasione per Swan di provare davvero se stessa. Stiamo parlando di un avversario che è sinonimo di wrestling qua in Italia, quindi davvero la ragazza Cigno Swan ha deciso di puntare dritta 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 verso la vetta del wrestling tricolore.
sì, Vittorio Bruni è un uomo che ha dominato le scene per praticamente tutto il 2022 e gran parte del 2023, accompagnato da Giulia Lucchesi. Vittorio Bruni. Questa volta, insomma. Sì, già protagonista di azioni reprovevoli nei confronti di suoi, sia sul ring che nel backstage. Quest'oggi più aggressivo che mai. Ora è veramente il momento anche per Bruni di dimostrare che tutte le sue malefatte, tutte, sia dentro che fuori dal ring, abbiano poi un obiettivo, un fine. E il fine dovrebbe essere appunto questo match, mettere il punto esclamativo su tutta questa lunga, contorta vicenda, anche perché con un'avversaria motivata come Swan, non mettere oggi il punto esclamativo potrebbe voler dire per Vittorio Bruni tanti, tanti punti di domanda a partire da domani. Sì, tutto è partito da alcuni commenti, vuol dire, un po' retrogradi da parte di Vittorio Bruni. Swan si è sentita punta nel vivo, da quel momento, proprio lei che insegue, che brama questo match. Mi sono spiegato? Il match non è nemmeno iniziato. Quasi. Calmati. Emblematico. Quante storie che si intrecciano su questo ring, che si successe di tutte tra Bruni e Vettori, Campana, Giulia e Vettori. Siamo nuovamente qua, stavolta però dall'altra parte del ring non c'è Mirko Mori, c'è Swan. Ah già, a fronteggiare Vittorio Bruni. Forza la voglia di tirare giù lo stato maggiore, la stessa furia. E forse anche maggiore, perché in questo caso stiamo parlando di una wrestler, Swan, che ha ottenuto questo match puramente con l'orgoglio, con la voglia di misurarsi e di surclassarsi. E davvero non poteva trovare l'avversario peggiore. Va addosso a Giulia Lucchesi. Insomma, Swan deve usare tutte le armi, anche le armi psicologiche, per poter fare breccia addirittura al saluto militare. E suona furbissima nel guadagnarsi lo spazio con delle provocazioni, ma Bruni, mamma mia, abbattuta, va a tirarla giù malamente. E ancora la pesta. Ha tentato Swan di tenere a distanza Bruni il più possibile con dei calci. Ancora over the head butterfly. Mamma mia, l'ha lanciata nella stratosfera. L'atterraggio non è stato peraltro dei migliori. Ed ecco che il match racconta a Gibb una storia del tutto diversa dopo le prime fasi in cui sembrava che Swan avesse almeno un vantaggio psicologico. Ora il controllo è tutto nello stato maggiore. Attenzione qui Bruni, davvero viscido, continua questo attacco. Ancora qui lui, paladino. Ma perché? Fino a 10 non è reato, ha detto. Terribile, Bruni, terribile la situazione. Voglio commentare in crescendo. Non voglio commentare questo Vittorio Bruni.
Assolutamente. Abbiamo visto tante evoluzioni di questo wrestler che oggi si fa chiamare Vittorio Bruni. Volare. Già chiudere. Potrebbe già chiudere così e infatti va a segno il match. Un epilogo veloce. Due. Cosa? La ritira su. La tira. No vabbè, ma questa è una tortura allora. Pura e semplice. Qui addirittura tenta di svegliarla per poi colpirla. Ma sono pugni chiusi, arbitro. Massacro, massacro, immagini forti che non vorremmo vedere, Furia. No, decisamente no. E questo quello che sai fare? Tu non sei una donna, sei una bestia. Purtroppo le violenze verbali non valgono una squalifica, perché altrimenti Bruni avrebbe dovuto essere sospeso a tempo indeterminato per certe parole e certi concetti che ha portato avanti contro Swan in queste settimane. E adesso Swan paga un prezzo durissimo, altissimo. Ancora la stretta di Vittorio Bruni, tra l'altro messa in una posizione dove lo stesso peso del corpo di Swan crea pressione sulla bassa schiena, perché Bruni ha deciso di non fare appoggiare per terra gli stivali di Swan. E ancora Swan tenta di liberarsi, ma Bruni qui Swan lo morte, il morso sull'orecchio. Swan che Mike Tyson con le unghie e con i denti, letteralmente con le unghie e con i denti, e il pubblico ci crede. Il pubblico crede nel miracolo, o comunque vuole fare sentire a Swan una tavolare. Ma Swan si libera. Pugno in pieno viso. Un avambraccio in piena nuca. Uno e due. Questa volta Bruni avrebbe voluto chiudere il match, ma è Swan a resistere. Mamma mia. Che violenza da parte di Vittorio Bruni. Vittorio Bruni sembra voler prendere la mira. Vuole travolgere, ma Swan è brava. A vuoto! A scalzarsi. E ancora Vittorio Bruni là. Tenta di sollevarla. Esattamente. Dice, ma gli cinta la gamba. Ancora qui Bruni. A vuoto! Fuori dal ring. Swan, padrone del ring, Bruni è fuori, tenta di rientrare lo stato maggiore, Suona ancora con un doppio calcio sul ginocchio e poi six, Swan nine! Preso il pieno! È l'occasione di Swan! Occasione d'oro! Un altro pugno! A schiaffi e tutti noi godiamo per questo, poi lo vuole sollevare, ce la fa! Death Valley Driver clamoroso, monumentale, è uno, è due, esplode il centro Invictus qui a Summer System. Magistrale Swan, Bruni al tappeto, preso a calci, addirittura chiede pietà. Bruni ha quello che si merita. Già. Diceva che Swan non era all'altezza di combattere con lui. Adesso lo sta pestando. E uno. Basta. In pieno viso. Swan gliela rende con gli interessi. Cerca di graffiare, altri pugni di fuori, lo morsica! In tutti i modi, Swan vuole vincere questo match, in tutti i modi! Dentro, Giulia Lucchesi sul ring. Costretta a difendere Vittorio Bruni, Swan facilmente se ne libera, ma intanto Bruni se ne approfitta fuori. Quel secondo che serviva a Bruni per sconvolgere l'inerzia del match.
Bruni è stato massacrato da Swan minuto dopo minuto dopo minuto. E adesso ci troviamo a vedere delle immagini che fino a solo un minuto fa sembravano impossibili, perché c'era un Bruni alla totale mercé di suo. È bastato un attimo. Mamma mia! Calcio dritto in faccia. Bruno. Potrebbe finire così il match, no? No? Perché Bruni vuole interrompere il conteggio, vuole concluderlo sul ring. Comunque la tortura è proprio nel DNA di Bruni. Ancora la bear hug. Poi no. La spalla d'acciaio. Una violenza inaudita. Forse sarebbe il caso per Vettori di chiudere il match adesso. Eh sì, capote, ecco. Sì, con tutti gli onori per Swan, ma qua c'è una carriera in gioco, non solo un match. Tremendo Bruni. E uno, e due. Swan. Forse più di orgoglio che di cervello, più di pancia che di testa. Riesce a resistere Swan, nonostante la violenza inaudita alla quale Vittorio Bruni la sottopone. Va sul paletto, cosa vuole fare? Oltre 100 kg in caduta libera dal paletto. Vittorio Bruni, solo nel main event di Giorno del Giudizio, si era lanciato. E infatti va a vuoto. Ma deve aver fatto i suoi compiti, Swan, lo manda a vuoto. C'è ancora un pertugio di speranza per Swan, che ha ancora un po' di energia. Ha battuto. Devastante. E uno, e due, no! Vicinissima Swan, la forte lo stato maggiore, non pensa mai. Attenzione Black Widow! Black Widow, Bruni è dentro, Bruni è nei guai. A pochi centimetri! Deve chiudere la testa, deve riuscire a chiudere la testa, no! Ce l'ho! Ce l'ha fatta! L'ha chiuso! Black Widow! È la Black Widow! Sta per cedere, vicinissimo a cedere! Guarda il dolore! Swan sta per sconfiggere Vittorio Bruni! L'ha bloccata. È riuscito in qualche modo a piegare. Oh, l'ha tirata su di peso! Lo abbatte ancora una volta! Ritenta la Black Widow! Dentro. Immensa Swan! Non si scappa Vittorio Bruni! È dentro! No! È riuscito a spezzare la stretta. Adesso però, insomma, non ha più una spalla di fatto Bruni. Ha tutta la presa e poi che calcio! Violentissimo! No! Riesce a volare! La seconda a volare! No! La No! A Swan no! Supplizio di Swan! Una punizione troppo dura! Troppo crudele! E uno, e due, e tre! Vittorio Bruni vince il match! Ma Swan gli ha fatto una faccia così! E non solo la faccia! Swan si è difesa meglio di tre quarti degli avversari di Bruni di tutto il suo regno! Abbiamo due vincitori, un vincitore tecnico, ma permettimi Jim, una vincitrice morale! Assolutamente sì, Furia! Lo stato maggiore trionfa, ma tanto onore a Swan. Yeah.
mia, mio amato. Che succede, G? Si è scordato la tua quina? Ah, molto meglio. Quando ci andiamo d'estate è molto importante avere sempre un'idratazione completa. Ed è per questo che grazie al codice sconto SW10 avrete uno sconto del 10% su tutto il sito della Prodis, dove troverete gadget, alimentazione, borracce, insomma tutto quello che avrete bisogno. Però disclaimer, consumare prodotti Prozis potrebbe far sì che non arrivate ad avere questo fisico, questi capelli, a questi occhi, ma avrete queste bellissime... Dirmi a Bessara! Questo Furia rischia di essere il momento della verità. La tensione tra Ivan Blake ed Alex Flash era palpabile alla fine dello scorso episodio. Sì, alla fine l'esito di quel match è stato determinato di fatto dall'intervento provvidenziale per Alex Flash dei GN1, perché se fosse stato per Ivan nulla sarebbe successo e forse oggi avremo Steve Valentino in finale allo Sword Tournament. Alex. Attenzione! Il ritorno del Leone di Roma! Non lo vedevamo! Proprio dal match contro Alex Flash che lo ha eliminato alla sua tournament. Match in cui Ivan Blake è intervenuto. Una storia infinita da questi due, prima amici, poi un odio palpabile, e ora cosa? È veramente una storia infinita, chissà quale capitolo adesso ci riservano questi due grandi protagonisti, entrambi armati di microfono in questo momento fatidico. Nonostante questo, tu non sei soltanto stronzo e arrogante, come sempre, come sempre. Tu c'hai un altro problema. Tu proprio sei limitato, tu non capisci un cazzo, non capisci. Proprio niente, niente capisci. E il problema, lo sai qual è? È che tu non riesci a vedere al di fuori della tua vita. Per te, soltanto Adriano, il Leone di Roma, esiste. Ma non è così, già te l'ho detto una volta. Te l'ho detto. E tutta la gente che crede che tu possa essere il nuovo campione italiano, l'eroe sceso dal cielo, Se sbaglia perché tu campione italiano non lo sarai mai, mai, mai lo sarai campione italiano, perché non sei all'altezza, cazzo, non sei all'altezza. E sai che c'è? Per come stai messo adesso, tu non sei degno nemmeno di essere campione Wild. Che fai, te ne vai già? Facciamo
Questo do una mano io. Come ai vecchi tempi, va bene? Eri arrivato al punto dove elenchi i problemi. Il problema è Alex. Il problema è Alex Flash. Per colpa sua adesso io devo intervenire in tutti i suoi match. Il problema è Vittorio Bruni. È colpa sua se la legione ha fallito. Oppure siamo sul classico. Il problema è Adriano. Colpa sua se non ho il mio spazio assistere, se non ho le mie opportunità. Ascolta. Lo dico io. Il problema, Ivan, sei tu. Tutti ci hanno sempre detto che io e te siamo molto simili. Ma in realtà abbiamo una differenza molto grande. Vedi, quando tu mi hai sconfitto e mi sono trovato nel punto più basso della mia carriera, io ci ho avuto le palle di alzare la testa e andare avanti a lottare. Tu, quando sei stato sconfitto, sei scappato. Tu dici che io non sono maturato, non sono cambiato affatto. E ti sbagli anche qua. Sono cresciuto molto e una cosa molto importante l'ho capita. Non si può scappare dal destino. E se è destino che io e te continuiamo a scontrarci, allora lo faremo a corsa. Adriano contro Ivan Blake. Tu sei completamente pazzo, sei impazzito. Mi sa che il troppo aggravio a te ti ha danneggiato più del previsto, credimi. Fatti vedere da qualcuno, bravo. Ma bravo, 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 bravo. Ma scusate, perché poi io me... Ti ricordi? Ti ricordi per caso quello che è successo a Tutto per Tutto? Te lo devo ripetere io, ricordare io. Ne dobbiamo riparlare veramente, c'è bisogno di questo? Ti ricordi quando ti ho tolto tutto, il successo, il titolo? Te lo ricordi sì o no? Quando eri là per terra come un verme che strisciava? Ti ricordi la sensazione della blackout? Te la ricordi quella? Oppure no? Sai che c'è? Vaffanculo, alza da chi, vattene. Lo faccio per te, credimi. È meglio. Vattene. Perché non ne esci io. Ok. Errore mio, io pensavo che tu potessi fare un'eccezione con un vecchio amico. Ma forse è meglio seguire il protocollo e chiedere al padrone Alex Flash prima. Già sconfitto una volta e posso farlo ancora, ancora e ancora quante cazzo volte voglio! Lo sai? Quindi, va bene, io e te, a corsa. E stavolta però, quando sarai a terra morto, strisciante come un verme, da là io ti garantisco che sarà molto difficile da là sotto andare a leccar culo a Siscala. Molto difficile. E quando avrò finito con te a Colossal e ti avrò di nuovo spaccato la testa, tranquillo, in Inghilterra tu ci andrai lo stesso, ma in vacanza. Marco, NXT Europe.